è uno dei grandi simboli della gastronomia campana, partenopea e del Mediterraneo. Parliamo del cuoppo, ovvero quel cartoccio che contiene, che porta all'attenzione del palato, le grandi fritture della tradizione partenopea, gli arancini, i croquet, i fiori di zucca e molto molto altro. Oggi quel simbolo entra in una nuova dimensione, diventa 2.0 e si fa grande gastronomia e si sposa con il beverage d'autore, con le bollicine, le birre artigianali, i grandi vini della Campania. Di tutto questo si fa ambasciatore il Cuoppo, friggitori napoletani, un'azienda, un brand che si sta espandendo in tutto il sud Italia e presto conquisterà nuovi luoghi in Italia e in Europa. Incontriamo Alfredo San Giovanni, che del Cuoppo è diventato l'ambasciatore e che oggi, appunto, apre nella terra del mito il suo primo Cuoppo Bistrò, un format completamente nuovo dove fritti e bollicine si incontrano per deliziare il palato. Il Cuoppo Bistrò è parte di un progetto di più ampio respiro, partito 4 anni fa, che stiamo portando avanti con gli altri soci di riferimento, che sono Nino Saggese, Ulla del Torto e Gianluca Piazza. Progetto che è focalizzato sul recupero del fritto napoletano, della tradizione napoletana. Il Cuoppo Bistrò è l'evoluzione del nostro format, l'evoluzione perché è la tradizione che incontra la sperimentazione, che tende a far assaporare nuove esperienze sensoriali, l'eccellenza del fritto che incontra la sperimentazione nell'ambito del prodotto tradizionale. Il cliente può verificare la qualità anche dell'esecuzione del nostro prodotto, e questo ci ha portato a scegliere proprio di avere una cucina assolutamente aperta, tutta vetri, dalla quale i clienti possono trarre le loro deduzioni in termini di servizio, di qualità, di pulizia e quant'altro utile per poi rimanere fidelizzati a questo locale, che, come diceva lei, fa parte, ripeto, del format, quindi è il primo esperimento di bistrò, quindi è la prima è l'opera prima dedicata a chi dal fritto e dalla tradizione vuole qualcosa di più.